Ancora un successo di pubblico e partecipanti a Comitini per la terza edizione del Galà Equestre. L'evento del piccolo comune dell'Agrigentino si è svolto sabato scorso allo Stadio Comunale in occasione della festa di San Giacomo, patrono di Comitini. La manifestazione è stata organizzata dal comune di Comitini con in testa il sindaco Nino Contino, l'assessore Alfonso Gentiluomo e dalla locale Proloco. Anche quest'anno il Galà Equestre è stato patrocinato dalla Regione Sicilia. Ricca la passerella di cavalli, circa 20, tutti magnifici esemplari, capaci di evoluzioni ma anche di prove di precisione davvero sorprendenti, ed altrettanti tra cavallerizze ed amazzoni appartenenti ad una fascia di età veramente ampia, dai ragazzi a persone più mature. In comune il grande amore per il cavallo, animale straordinario che diventa un tutt'uno con l'uomo. Esibizioni travolgenti, numeri di alta classe e prove esaltanti di equitazione. Sono intervenuti tra gli altri Rino Palumbo di Grotte, Celeste Amato di Canicattì, Giacomo Vaccarello di Grotte, Biagio La Rosa di Caltavuturo, Giuseppe Alessandro Pitruzzella di Racalmuto, Calogero Montelalampo di Agrigento, Giuseppe Iacone, San Giuseppe Iato, Pasquale Locurto di Collesano, Loreto Scozza di Vallelunga Pratameno, Francesco Di Martino di Montemaggiore Belsito, Michael Mulè di Valle d'Olmo, Gabriele Coniglio di Cammarate e Pietro Giampapa di Caltanissetta. Durante e alla fine del Galà Equestre, applausi e complimenti per tutti in un clima di rispetto ed amicizia anche tra i partecipanti. Gabriele!